Ok, benvenuti ragazzi, sono Anchiesus e oggi siamo riprendiamo con Mega Star Force 3. Dobbiamo seguire il Crimson. Non ho la minima idea dove sia volato. Proviamo a indagare un po'. Beh, penso che la spiaggia è il primo luogo dove dovremmo controllare, che ne dite? Infatti. Eccoli qua, piccoli traditori. Perché sto parlando così? No, così. Gli Wizard d'Elite sono completamente diversi. Generano molto più Crimson degli altri. Inoltre, dall'ultimo scontro ho finito di raccogliere i dati di Mega Man. Cosa hai scoperto? Il potenziale di Mega Man supera di gran lunga il suo attuale livello. E si è scoperto che il Wizard di Joe Stellar, Omega Xyz, è la chiave. Proprio come credevamo. Riguardo i dati su Omega Xyz, ho raccolto anche quelli. Adesso Mr. King non avrà più alcun problema. Jack, mi si stia! Quindi state raccogliendo il Crimson. È solo merito tuo se ne abbiamo raccolto così tanto. Ditemi, che diamine sta succedendo? Sei il nostro nemico. Siamo membri del Dealer. Quindi è vero. Per preciso ordine del capo del Dealer, Mr. King, siamo venuti all'elementare di Eco Ridge per indagare su Mega Man. Abbiamo fatto andare fuori controllo gli Wizard per ottenere dati su di te, Jack. E nello stesso tempo abbiamo raccolto tutto il Crimson rilasciato durante le lotte. Perché il Crimson? Perché Mr. King lo vuole, ed è molto importante anche per noi. Adesso abbiamo anche fin troppi dati, e grazie a te anche fin troppo Crimson. Questo termina la nostra missione. Ciò significa che non ci servi più. Non possiamo lasciarti andare a casa dopo tutto ciò che sai. Sembra che l'eroe della giustizia, Mega Man, dovrà uscire di scena. Anche i nostri Wizard non vedono l'ora di farlo. I vostri Wizard? Yaha! Non ci si vede da tanto tempo, Omega Xyz. È passato un po' dal nostro ultimo incontro sul pianeta FM. Virgo! Corvus! Li conosci, Mega? Anche loro sono alieni, FMiani. Sono i più malvagi e potenti criminali di tutta la storia del pianeta. Criminali del pianeta FM? Ho sentito che sono stati responsabili della distruzione di innumerevoli mondi. Ehi, cosa c'è, Omega Xyz? Non sei felice di vederci? Eri ben noto per la tua forza giù a casa. Ma forse diventare un Wizard ti ha fatto perdere il tuo mordente. Sei spaventato? Non posso crederci, Omega Xyz ha paura di noi. Guardalo, Corvus, gli tremano le ginocchia. Ma non le ha le ginocchia. Ricordi quando ci sfidasti e ci mettessi facilmente a tappeto? Dovresti essere diventato un po' più forte da allora, vero? Adesso l'ho abbastanza. Venga, basta parlare. È tempo di finire la cosa con una lotta. Geo Stellar, no. Mega Man. Jack, non voglio combattere contro di te. Vuoi continuare a parlare anche se in questo modo sarai fatto a pezzi? Continuerai a pensare allo stesso modo quando vedrai le nostre forme d'onda M? Corvus, è tempo di effettuare il cambio d'onda M. Non ci credo, perché? Finalmente. Cambio d'onda M? Sei pronta, Virgo? Sono sempre pronta. Cambio d'onda M. Cambio d'onda M. Che cambio d'onda M figo che ha Jack. Come? Quindi possono effettuare il cambio d'onda? In questa forma sono conosciuto con il nome di Regina Virgo. Conoscendo il mio livello d'abilità, non sopravviverai. Andiamo, cambio d'onda M. Pensi di poter affrontare Jack Corvus? Sembra che non abbia scelta. D'accordo, è tempo di far abbassare la cresta a questi due. Ragazzo, effettuiamo il cambio d'onda M. Sono fottuto! Andiamo! 2 contro 1! Sorellona, perché non lasci a me questo onore? Corvus si tiene tanto a scontrarsi con Mega Man. Bene, divertiti. Jack, Geo Stellar, questo era il nostro destino fin dall'inizio. Non c'è modo di evitare questo scontro. Se non vuoi essere distrutto, dovrai impegnarti al massimo delle tue capacità. Non so che cosa avete in mente, ma se davvero siete voi che avete causato tutti quegli incidenti ultimamente, allora non vi permetterò in alcun modo di vincere. Onda lotta, in onda! Fantastico, vola anche. Jack Corvus. Che mossa avrà mai? Cosa fa? È mosca delle mani letali, falcianti. Non so cosa ha fatto neanche qua, ho sparato una mossa a caso. Guardate cosa fa! Perché fa così? Nuova carta!
vediamola subito contro Jack. No! Porca miseria! Che cavolo! Ah, cavolo! Si è spostato! No, è sceso 99, se lo potevo colpirlo due volte di fila. Porca miseria. No, non sei così difficile. Pensavo che fossi una preda più temibile. No. Sai, quasi quasi era più forte che la nostra. L'ho detto. Perché? Oh, cos'è? No, fermi, sto vincendo io. Cosa c'è, Mega Man? Sai fare solo questo? Non abbiamo ancora fatto sul serio. È forte. Sembra che non sarà affatto facile. Non possiamo andare avanti così. Che delusione, Maxis. Tutta questa forza con il cambio d'onda M? Fermo. Chi parla, Bastio? No, no. Mi distrugge. Joker? Che cosa ci fai qui? I vostri ordini erano di indagare su Mega Man e raccogliere il Crimson. Non si era mai detto nulla riguardo allo scontrarsi con Mega Man. Ah! Mr. King ti ha detto di tenerci d'occhio, vero? Proprio così. E proprio come prevedeva, avete deciso di fare di testa vostra. Quindi cosa intenzione di fare? Non intendo fare nulla. Se non fate subito il ritorno, Mr. King vi permette che non verranno prese azioni sulla vostra condotta. Regina Tia, Jack, seguite il mio consiglio. Ritornate da lui. Credo che non abbiamo altra scelta. Jack, credo che dovremmo rimandare la cosa. Cavolo! Mega Man! Ma perché dico cose così? Che sono questi tipi? Non avvicinarti, Brez! Scusami! La gente dell'isola ha detto che il segnale di Strong si è interrotto, così io... Io non sapevo cosa ti... Eh? Ehi, quello non è... Jack! Cosa stai facendo, Jack? E quella è Mrs. Tia! Che diavolo sta succedendo? Davvero interessante! Cosa c'è? E tu chi sei? Mega Man, quando un legame tra te e un altro viene spezzato... No, la rabbia e il dolore amplificano il tuo potere. E so che condividi un importante legame con questa ragazza. Non osare, Joker, non pensare nemmeno di mettere un dito su Brez. Iniziamo. Brez! Spostati da lei! Oddio, l'ho salvata. Ci è andato vicino. Joker! Adesso basta! Se vuoi combattere, allora fatti subito! Non immischiare degli innocenti in questa storia! Non hai alcun motivo per attaccare tipi come Luna o Strong! Calmati, Geo! Se davvero intendi lottare con me, darò il massimo in questo scontro! Quindi non immischiare Luna in questa storia! Mega Man, Geo! Se n'è andato, che culo! Joker! Dove sei? Vieni fuori! Hai paura ad affrontarmi? Geo, dietro di te! No! Ah! Brez! Geo! Ma che ca... Sono sconvolto! No! Joker, cosa? Spiegami perché hai fatto una cosa simile. Per quale motivo hai eliminato quella ragazza? La gente debole non ha ragione di vivere. Questa è la mia filosofia. Ho semplicemente rimosso chi contrastava con questa mia filosofia. Ero un essere inutile per la Terra. Sei pazzo. Di quello che vuoi. Di quello che vuoi, Mega Man. Sei il prossimo. Jack, ritorniamo. Ha eliminato Luna. Dove sei, Prez? Prez! Rispondimi! Non può essere successo, non può essere! Non può! È davvero accaduto questo? Salva? Sì. Com'è potuto accadere?
Ok, mi sta piacendo sempre di più questo gioco. Ma sono ancora sconvolto. Sono stati raccolti i dati sufficienti. Avvio processo d'analisi. Heartless, è finalmente giunta l'ora. Di che? Ehi, aspetta un secondo. Non ci hai ancora detto cosa intendi fare con i dati di Mega Man. Jack, fai attenzione a come ti rivolgi a Mr. King. Dopotutto è il leader di questa organizzazione. Non farci caso, Heartless. Tanto non è il tipo che dà ascolto. Non così, non è così, figliolo? Scoprirai presto cosa intendo fare con questi dati. Non riesci ad aspettare? Wow. Cavolo. E Jack se ne va come al solito. Non è una gran luna. Regina Tia. Stai ascoltando? Sì. C'è qualcosa che ti serve? Sembra che dall'incidente al castello Aloha Jack sia un po' strano. Sembra molto più docile del solito. C'è qualche problema? Non che io sappia. Stiamo bene, ma non vedo ragioni per cui ti interessi sapere che se ci sentiamo giù. Capisco. Allora non c'è problema. Secondo me... Allora non c'è problema, che pensa di essere? Ehi Tia, ultimamente Joker si sta comportando stranamente, non trovi? Come osa agire quando è l'ultimo arrivato di questa organizzazione? Se fa infuriare Corvus un'altra volta non so cosa potrebbe succedere. Chi è? No, non mi fido di Joker, è strano, è troppo forte. Che ha che non va? Oh mio Dio, come stanno? Sono in questo stato da quando Luna... Capisco. Ehi, cosa c'è, Bud? Presto davvero non è così. Non sentirò più le sue urla quando ritardo, mai più. Oh mio Dio, è tristissimo. Tardi! Hai fatto tardi! Mi hai fatto rodere il fegato nell'aspettarti. Zack, fai in modo che Bud non faccia tardi la prossima volta. Puoi farlo? Non osare ribattere. Siete amici, quindi sei parzialmente responsabile. Ok, effettivamente ragione. Ragazzi, avete capito? Se mi farete aspettare un'altra volta... Prince! Wow, Prince! E io che faccio? Bud, Zack! Perché piangete? Luna non può essere davvero sparita per sempre! Non è possibile! Non è... Non aiutate, dai! Sonia! Bud, Zack! Credi davvero che Prince sia sparita per sempre? Io non intendo mollare! Mi rifiuto di credere che sia persa per sempre! Geo! Ma Geo! Hai visto ciò che è successo, sbaglio? Proprio di fronte a te! Prez! È così terribile! Proprio così, Geo, voglio dire, Mega Man, perché non l'hai salvata? Non ci avevi deluso mai deluso prima? Allora perché? Perché non l'hai salvata questa volta? Wow. Zack, brutto Geo! Perché accusi Geo? Che diavolo ti prende? Sai quanto abbiamo fatto? Quanto abbia fatto? Lascia stare, amica. Va tutto bene, è vero, non sono riuscito a far nulla. Ma è proprio per questo che non intendo arrendermi. Bud, Zack, guardate i vostri Hunter. Il segnale dei dati di prezzo non è completamente svanito. La nostra Brotherman, il team e il proposito non hanno subito mutamenti. Eh? Questo significa... Nel mio Hunter c'è ancora il legame. Non è questa la prova che dimostra che lei non è ancora perduta? Proprio così. Geo ha ragione. Luna non è ancora spacciata. E nemmeno io intendo arrendermi. È impossibile che mi arrenda. Sonia. Ma Zack. Anche noi vogliamo credere a ciò che dice Geo. Ma Zack.
Zack, Bud, non potete arrendervi. Se ci arrendiamo, allora lei scomparirà davvero, per sempre. Per l'amor del cielo, siete un branco di frignoni depressi. Bud e Zack conoscono un prezzo da molto più tempo di me, Sonia. Così per loro è stato un colpo molto più duro. Stanno facendo del loro meglio. Allora adesso cosa hai in mente di fare? Hai un piano? A dire il vero, ne ho uno. Stavo pensando di chiedere alla polizia Satella, o per meglio dire ad Ace, ma non so come riuscire a contattarlo. Significa che dovremmo chiedere a qualcuno che sappia come fare. È un'idea grandiosa. Grazie, amica. Sai a chi dovremmo chiedere? Sì, Mr. Boreal. Ricordi, un tempo lavorava alla NASA. Ah, Boreal, eh? Probabilmente potrebbe scoprire qualcosa su ciò che è accaduto a Luna. Proprio così. Sono sicuro che riuscirà a scoprire qualcosa. Allora è deciso. Sì, andiamo a trovare Mr. Boreal. Ok, ragazzi, finito questo episodio che... Sono... Non ce la... Vabbè, niente, ok. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un like, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella, ragazzi. Bella, ragazzi, sono Agisius. E io sono Alex. E dopo mezz'ora di video ci abbiamo fatta a farlo. Mezz'ora di video strano in cui è esploso il clip. Meglio non attaccare il cavo. Allora, cos'è cambiato? Aspetta, devo spiegare tante cose. Stai zitto. No. Devo spiegare. Ci sono Vision. Viva gli Avengers. Per quanto è figo. Viva gli Avengers. Mentre io sono l'uomo nero con la faccia bianca.